andare a fare qualcosa di importante. Intanto attenzione, Soviero esce. Attenzione, attenzione, guarda, io... rigore. Cartellino giallo, ecco, lo sapevo. L'aveva detto. L'avevamo chiesto, no? L'aveva detto il cartellino giallo. Si è mantenuto, Sasà, qui. È rosso. Espulso Soviero. Giallo e rosso. Espulso Soviero. L'arbitro adesso negli spogliatoi lo aspetta. L'arbitro. L'arbitro si è messo peggio di me fisicamente. Io pensavo di stare peggio di tutti, ma ho visto che l'arbitro sta acceso proprio. Ma questa espulsione, Sasà, era un po' pilotato, poi questo ha dato veramente punizione. Allora veramente ci volevano gli schiaffi. Oh no, non ti senti male? No, solo le risate, no. Vabbè. Solo le risate. Sasà, ma in fin dei conti hai fatto una bella partita, fine. Solo no, su un gol avevo già abbandonato, raga. Io quando ci avevo 10 minuti di autonomia dimostro di avere più qualità degli altri, senza offese per nessuno. No, senza dubbio. Poi dopo ho mollato perché, raga, sono 5-6 anni che non faccio niente, stavo per il cuore. Ma poi dici due parole uno dietro l'altro, ecco. Parla tu. Cioè, sentiamo insieme De Cesare che parla alla squadra, no? Cioè, vi voglio dire, De Cesare che fa un discorso a una squadra, non dice due parole, un concetto finito non ce l'ha delle scuole elementari. Cioè, che cazzo gli può dire a una squadra? No, vabbè. Bip, è partito. Grande dalla regia Marco Rocco col bip. La replica di Ciro per adesso. Se la deve preparare la risposta. Aspettate, fra un quarto d'ora, fra il terzo e il quarto tempo, lui trova le idee, raccoglie l'unico neurone cervello. E vi facete come vi dà la risposta con i fiocchi. Fai parlare Ciro. Vi traduco cosa lui fai dice. Fai parlare Ciro. Oh, eccomi qua. Oh, finalmente, qua, finalmente qua. Ciro, cosa rispondi? Sono a Sasà? Io non lo so. Sasà è l'immortale, è un ragazzo straordinario. Al di là di quello che si può dire su di lui, io lo conosco da tanti anni, è una persona, siamo stati insieme tutto il pomeriggio, da stamattina tutto il pomeriggio insieme, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato insieme, è una cosa, a parte lo dico in dialetto, ma sì, veramente si è mangiato pure il prete, cioè si è mangiato di tutto. Posso testimoniarlo perché ero lì, ma di tutto, a pranzo dobbiamo... tutte le portate in doppia porzione. Si è mangiato veramente di tutto. È troppo tempo che mi parli piedi.